www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. E allora, vice sindaco Cannarella, cosa succede qui al comune di Mussomeli? Succede che in tempi record siamo riusciti a farci finanziare un progetto per la videosorveglianza e in tempi record a realizzarlo. In meno di 3 settimane l'azienda, che è stata eccezionale da questo punto di vista, si è organizzata e dall'inizio di ottobre, dal 10-12 di ottobre più o meno siamo partiti, e già entro fine ottobre riusciamo a mettere su finalmente un sistema di videosorveglianza per il comune di Mussomeli. Abbiamo localizzato 43 telecamere su 23 postazioni e tutto viene registrato presso questa centrale operativa, a cui accederanno solamente il corpo della polizia municipale, e ci sarà la possibilità di garantire un po' più di sicurezza nel territorio e di controllo del territorio. Il progetto è finanziato con i fondi del PON Sicurezza 2007-2013, per cui c'era l'urgenza assoluta di completare il piano e il progetto in tempi brevissimi, proprio perché va in rendicontazione entro l'anno 2015. Quindi il comune di Mussomeli dà risposte al territorio? Dà risposte al territorio in tema di sicurezza, di controllo del territorio e di garanzia per i cittadini di avere un occhio che li tiene al sicuro da qualunque tipo di atto, qualunque tipo di problema che può nascere sul territorio. www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete.